Care amiche e amici di Sicilia Agricola, ci troviamo in compagnia di Pippo Oddo, autore ed esperto di cultura del territorio, il quale ha scritto un libro, Memoriale di un vecchio portabandiere, uno dei suoi tanti libri di grande interesse, è un romanzo storico che si rifà al periodo risorgimentale. Com'è nata l'idea di questo libro? All'idea di questo libro mi frulla nella testa dall'età adolescenziale, perché il protagonista di questo romanzo è un mio bisnonno di parte materna che è stato protagonista di una vicenda risorgimentale che ha contribuito in modo decisivo all'Unità d'Italia. Mi riferisco alla rivolta organizzata nel 1856 dal barone Francesco Bentivegna di Corleone, di cui il mio bisnonno fu il portabandiera. Cerocco, che stai bruciando la fabbrica di Cerecco. Cerecco, una grazia volessi fatta di Santo Rocco, Santo Rocco, come fagiona diventassi porco. Di che cosa si tratta? L'argomento centrale di questa storia, di questo suo antenato? L'argomento centrale di questo mio antenato è stato che ha partecipato a questa. Già lui era stato iniziato alla rivolta antiborbonica, alla cospirazione della rivolta antiborbonica nella sua città d'origine, che era Menfi, allora detta Menfrici. E il personaggio prende il nome di Mastro Liberatore. Il nome non è a caso, è di fantasia, ma indica proprio questa istanza di libertà degli artigiani e del mondo più avveduto di quell'epoca. Partecipa alle vicende del 1848 e in seguito finisce a Villa Frati, che nel romanzo è chiamato Bella Frati, come lo chiamavano gli abitanti dell'epoca. Finisce a Villa Frati e sposa una villafratese. E sotto falso nome, si chiamava Barbera, si fa chiamare la Barbera. Poi è coinvolto nella vicenda di Francesco Bentivegna ed è condannato perché portava la bandiera con la quale si sovvertiva l'ordine pubblico. La bandiera con la quale si sovvertiva l'ordine pubblico era il tricolore, come vede. Chiede, condannato a morte. Francesco Bentivegna, come sappiamo, e Salvatore Spinuzza, che fanno parte della stessa cospirazione in due contesti diversi, Mezzo Iuso e Cefalù, sono fucilati. Altre 32, tra cui il mio bisnonno, che ha avuto quella motivazione, chiedono la grazia al re e viene commutata la pena a 18 anni di ferro. Ritorna nel periodo garibaldino, combatte con Garibaldi alla battaglia di Milazzo, si conquista il grado di sottotenente, subito dopo è licenziato, rimane senza lavoro e né nessun mezzo di sostentamento.
Quando nell'82, torna Garibaldi a Palermo, lui non può parlargli perché Garibaldi stava male, però è stata fatta una legge che quella per i danneggiati politici, lui chiede la pensione, non gliela vogliono dare perché ha il cognome sbagliato, e Cassetta ad andare a Roma a piedi e ritorna con la pensione. Un incontro svoltosi nella casa parrocchiale di Villa Frati qualche giorno addietro ha visto la presenza di alcuni storici locali, familiari delle vittime della repressione borbonica. L'emozione di tornare nella propria cittadina e riscoprire, rivedere un po' parenti, amici, conoscenti che per certi versi sono legate al romanzo. Quale emozione ha provocato nell'animo di Pippoddo? L'emozione è stata enorme, perché io lì sono stato battezzato, lì ho assistito ai funerali di tutti i miei cari, e quella chiesa che è qui rappresentata, era gestita allora da un giovane aspirante arciprete. Un giovane aspirante arciprete che ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda. Tanto è vero che, pur essendo stato teatro dei fatti più gravi di tutta la rivolta, furono solo due condannati a morte. Uno era il mio bisnonno, perché portava la bandiera e non si poteva nascondere, e un altro era un carrettiere che aveva raccolto delle armi. Ma mentre in paesini piccoli come Campofelice di Fidalia, dove non successe niente, ci furono sei condannati a morte. Quindi questo fatto stesso è il motivo per cui, da parte mia. Ma oltre a questi, erano presenti Silvia Bentivegna, che discende da Stefano Bentivegna, fratello del martire moschettato. Poi era presente Mazzara, che era discendente del primo tamburo di Garibaldi. Poi, fra gli altri, Gambino, che aveva un bisnonno e un trisavolo condannato a morte e poi rinchiuso a Favignane. Flora Di Legame, la professoressa di letteratura italiana dell'Università di Palermo, che era discendente da Carlo Botta, un altro condannato a morte e poi rinchiuso nella fossa di Favignana. Quindi l'emozione è stata veramente grande, la partecipazione altrettanto, il coinvolgimento della gente è stato importantissimo. Volessi organizzare in orchestrina fatta di friscaletti e mandolina, tanti chitarre e tanti marranzana, p'accompagnare una vecchia canzuna, una canzoneggia duce appassionata, adatta per una bella sirenata. Approfittare di la notte chiara, ricca di stille cu la luna china, per rivelare a tia bidrizza rada, cadi li sogni me si la regina, sovrana culumanto salucenti, lo scettro e lo diadema di brillanti. E si gluti intravidi a lu barcuni, scacciami l'occhio sì, posso acchianare, sulla cussi sparissi lu dripeni.